Ciao, benvenuti in questo nuovo video, sono Daniele e voi siete su Motocicletta Team. Iniziamo con i saluti, voglio salutare Giovanni Mastellone che in un commento mi ha scritto come effettuare un'inversione qualora ci trovassimo in una salita molto ripida e come è successo a lui ha trovato addirittura sbarrata o comunque chiusa. Oggi cerchiamo di simulare questa situazione, siamo in una salita, sapete che la GoPro non rende molto l'idea dell'inclinazione, ma vi assicuro che è abbastanza ripida, simuliamo di salire e trovare la strada chiusa, in questo caso abbiamo soltanto un albero che ci sbarra la strada. Glu 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 glu. Andiamo a vedere il modo più semplice. Vabbè, tanto la vestizione la taglio, no? Eh? Sto pezzo lo taglio. Sì, sì. Qualora ci trovassimo in questa situazione, salita, sterrato, e ci troviamo alla strada sbarrata, ci sono due modi per fare l'inversione. In questo caso abbiamo spazio per fare l'inversione. Come procediamo? Possiamo sicuramente tenere il motore spento, tanto non ci servirà perché sfrutteremo la pendenza e comunque andremo in retromarcia. Io terrò inserita la prima marcia e farò in questo modo, scelgo da che parte fare l'inversione, giro tutto lo sterzo completamente, come vedete i freni li posso tenere mollati perché c'è la marcia, che mi sta tenendo la moto ferma, infatti se schiaccio la frizione la moto inizia a scendere. Ora giro tutto lo sterzo o a sinistra o a destra in base a dove voglio fare l'inversione. Se giro lo sterzo a sinistra, il piede che terrò sempre costantemente per terra sarà il piede sinistro, piede destro sulla pedana. Mi aiuterò anche un po' con i freni. Cosa farò? Schiaccio un po' la frizione e la moto inizierà a scendere. Mi devo sempre ricordare di tenere lo sterzo abbattuta, sempre. Frizione, frizione, frizione. A questo punto è importantissimo rimanere con lo sguardo verso monte, perché se porto lo sguardo verso valle potrebbe anche girarmi la testa visto la pendenza, quindi guarderò sempre su. Sempre schiacciando un po' di frizione e un po' di freno. Quando sono arrivato a questo punto, sempre guardando verso monte, girerò lo sterzo e semplicemente posso iniziare la mia discesa. In altre situazioni potremmo invece non avere lo spazio sufficiente per girare la moto, quindi andremo a fare in questo modo. Stessa tecnica, giro tutto lo sterzo, lo mantengo abbattuta, prima marcia inserita, frizione e freno, frizione e freno. Sguardo sempre verso l'alto, mai giù a valle. Arrivati qui controllo che alle mie spalle di avere ancora spazio. Quando controllo sempre da sopra. In questo caso simuliamo di non avere spazio. Facciamo finta che qui ci sia o un burrone o del bosco o qualsiasi cosa che ci blocca la possibilità di indietreggiare. Quindi cosa farò? Inizierò a sterzare a destra. Inquadrami la ruota davanti e fai vedere cosa succede. Sterzo a destra, sterzo a sinistra, sterzo a destra, sterzo a sinistra. Se vedete, la ruota inizierà piano piano a fare leva su se stessa e a spostarsi sempre verso il basso, facendo perno con la ruota posteriore.
un certo punto la moto non ci spingerà né indietro né avanti, si troverà in una posizione di stallo. Avete visto quanta strada ho fatto? Avrò fatto almeno 40 centimetri di spostamento senza utilizzare il motore, senza stancarmi e in completa sicurezza. Ricordiamoci che durante questa manovra di guardare sempre su e tenere il piede destro, in questo caso comunque il piede rivolto a valle, sempre sulla moto, perché comunque non ci arriveremo mai a toccare per terra data la pendenza. Qua si può vedere la pendenza per quanto ho il ginocchio piegato. Quindi continuo, sinistra, destra, sinistra, destra, controllo sempre dietro di avere ancora spazio. Arrivati a questo punto, la moto con un pochettino di spinta col piede sinistro, ma veramente poca, già inizia a scendere. Tengo la frizione, schiaccio la frizione e mollo. Sto utilizzando solo la frizione come freno. Vedete, non guardo mai giù perché ancora sono in una situazione che guardando giù potrei sbilanciarmi o potrei avere un giramento di testa. Guardo sempre verso monte. Frizione, perfetto. Se anche davanti non ho spazio, io continuo con la mia manovra. Giro a sinistra e la ruota tenderà ad andare indietro. Destra, sinistra. Se mi basta, posso iniziare la mia discesa. In caso di emergenza, se non posso usare i freni o fermarmi in tutta sicurezza, lascio la frizione. La marcia mi aiuterà a tenere ferma la moto. In questo caso, che sono in sicurezza con la marcia inserita, posso piantarmi bene a terra e capire che cosa succede, da che parte fare l'inversione. Come vedete, posso anche mettere il cavalletto ed eventualmente avvisare i miei amici che stanno per salire, per dirgli di fermarsi e magari venirmi anche a dare una mano. E per questo video è tutto. Il mio consiglio è sempre di, va bene guardare i video, scopra qualche tecnica, scopra qualche trucco, ma quando andate a provare queste manovre, fatela sempre sotto la supervisione di un bravo istruttore che vi aiuterà a capire l'errore, l'eventuale posizione e quant'altro. Se siete interessati, qua sotto ci sono tutti i miei contatti. Grazie di essere arrivati fino a qui, vi saluto e buona strada a tutti.